Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì e spero che possiate aver passato un buon weekend, Juventus a parte, che sicuramente è stata una bellissima notizia e anche un'iniezione di fiducia, almeno per quello che ho visto anche dai mood e dai commenti. Ho visto tante persone contente per quella che è stata la partita dell'altro giorno. Vi dico una cosa, oggi alle 14.30 sarò a Tutto in the Box, ci sarà una diretta pomeridiana questa settimana su Twitch, in cui sarò ospite, ci saranno anche Davom, Daniele Brogna, tanti altri, e come ospite abbiamo un ospite a Tutto in the Box che sarà Sandro Sabatini. Se siete interessati a vedere questo contenuto, ci vediamo sul canale Twitch di Tutto in the Box. La diretta inizia alle 14.30. Sandro è stato uno degli ospiti di Tutti i Teorici qualche puntata fa e quindi oggi avrò la possibilità di chiacchierare nuovamente con lui e ovviamente confrontarmi con tutti gli altri colleghi di Tutti in the Box. Vi aspettiamo. Allora, signori, voglio subito mettere in chiaro una cosa, perché tra tanta euforia e gioia nel vedere comunque una Juventus finalmente bella, convincente, tosta, è uno stadio sicuramente che è una delle cose che mi porto davvero più dentro di questa partita, di questo Juventus-Lazio che ho definito quasi perfetto, perché quell'errore in cui regaliamo il gol mi ha dato molto noia, però di fronte a una cornice di pubblico così bella, finalmente una coreografia, uno stadio diviso anche dal punto di vista cromatico, è una Juve che in campo non molla un centimetro e vince contro la squadra che l'anno scorso si è posizionata al secondo posto in Serie A. Beh, io posso anche fare un passettino avanti rispetto a quel gol regalato, ovviamente con la volontà di non regalare più, mettersi in testa che quello lì è un errore, bisogna migliorare in quelle situazioni lì, ed è anche uno dei concetti che sto continuando a martellare da qualche settimana a questa parte. Perché? Perché noi dobbiamo migliorare lì, nel palleggio, e la nostra preparazione, il nostro allenamento settimanale, dato che abbiamo soltanto un impegno a settimana, deve essere finalizzato a quella roba lì, migliorare quella roba lì. Perché? Perché questa settimana intanto c'è la Champions e noi non ci siamo, e quindi mentre guarderemo dal divano quegli altri, la sera ovviamente, il pomeriggio invece dobbiamo migliorare quella roba lì, sul campo d'allenamento. Quella è la più grande forza della Juve quest'anno. È inutile girarci intorno, è inutile nascondersi anche secondo me, perché comunque lo stesso Allegri aveva detto che secondo lui, anzi non aveva detto che non era un vantaggio, però che lo vedremo se sarà un vantaggio o uno svantaggio, perché comunque la Champions ti dà la carica. Sì, però è un dispendio di energie fisiche e mentali, quindi anche nervose di un certo tipo, oltre al viaggio, lo sbattimento e tutte queste cose qua. E ovviamente ti toglie tempo per preparare le altre partite, quindi secondo me dal punto di vista della Serie A questo è assolutamente un vantaggio e qua bisogna battere il chiodo. Però vi dicevo, voglio mettere in chiaro una cosa, perché in mezzo a tutti questi commenti comunque felici di questa Juve, ho letto qualcosina che forse non è passato dall'altra parte. Quindi voglio specificare una cosa che per tanti è chiara, è limpida e anche banalmente banale, scusatemi la ripetizione, invece per altri a quanto pare non è ancora così. Perché qualcuno mi ha detto, sì però tu cambi in base al momento, cambi idea in base al momento. Con il Bologna eri arrabbiato, con la Lazio sei felice e pensi che la Juventus possa fare un percorso un certo tipo a seconda della partita. Piano, tieni le cose in chiaro, perché io dal giorno zero, e giorno zero è quando chiude il mercato, anzi quando inizia la Serie A, perché il mercato poi della Juventus non si è strutturato da quel punto di vista, io vi ho detto, la Juventus può fare una super annata. La Juventus può fare veramente una bellissima annata e togliersi delle soddisfazioni. Come? Approcciando le partite come abbiamo visto fare nella pre-season, nelle amichevoli. Se la Juventus scende in campo con quella voglia, quella preparazione e quella gestione, allora la Juventus può fare una bella annata. Abbiamo visto il primo tempo con l'Udinese, è stato un bel primo tempo diverso, pieno di concetti differenti rispetto all'anno scorso, e abbiamo visto un secondo tempo con l'Udinese che invece andava a ricalcare l'anno scorso. La differenza è che in un tempo fai 3 gol, nell'altro ne fai 0 e rischi di prenderne. E non è una differenza da poco, è la differenza su come approcci la partita, su come scendi in campo, su come praticamente vai a interpretare un tempo. E quindi la Juventus del primo tempo di Udine e la Juventus del secondo tempo di Udine sono due Juventus differenti, che possono raggiungere livelli differenti. Se la Juventus l'approccia come il primo tempo di Udine, può fare un percorso. Se la Juventus l'approccia come il secondo tempo di Udine, può fare un altro percorso. Tradotto, da una parte può entrare nella lotta al campionato, dall'altra andrà a faticare a raggiungere le prime 4 posizioni. Questo non cambia. Io credo che la Juventus arriverà quarta al termine del campionato, ma credo anche che la Juventus possa entrare per potenzialità nella lotta a scudetto. Che cos'è che cambia? Appunto il tipo di approccio
che l'allenatore Massimiliano Allegri riuscirà a dare alla squadra. Io avrei cambiato Massimiliano Allegri lo scorso anno. Lo sapete, dopo Monza avrei esonerato Allegri. Quest'estate avrei cambiato Allegri, perché non lo ritengo l'allenatore ideale per portare avanti questa rinascita bianconera. Io credo che Allegri sia stato molto bravo nel gestire una squadra di grandi campioni. Credo che Massimiliano Allegri non sia il profilo ideale se vuoi ricreare e rinascere in un momento difficile. Questo non significa che io ti farò contro la Juventus o contro Allegri. Anzi, a maggior ragione questo significa che quando ci sarà da sottolineare delle brutte prestazioni come il secondo tempo di Udine, che non mi è piaciuto, come la partita col Bologna, che non mi è piaciuta, o banalmente anche come è stata interpretata la partita di Empoli, meritatissima, dove la Juve poteva fare 4-5 gol, ma interpretata secondo me non nel modo giusto, perché questa Juve le deve approcciare in un altro modo, allora io sarò lì a sottolineare, a evidenziare come non mi piacerà in quel caso la gestione dell'allenatore. Ma se mi prepara una partita come il primo tempo di Udine o come la partita con la Lazio, io non è che sono qui a dire che comunque Allegri deve essere bacchettato, allontanato e bla bla bla, anche perché banalmente avevo fatto un video dicendovi non ha assolutamente senso parlare di esonero dell'allenatore dopo 3 giornate, perché se non l'hai esonerato quest'estate quando c'era tempo, figurati se lo vai a fare dopo 2 o 3 giornate di campionato. No, lo tieni per almeno 10 partite e poi rispondi dei tuoi errori, perché comunque confermare è una scelta e vai avanti. Quindi io sono assolutamente dalla parte di Massimiliano Allegri in panchina in questo momento. Io spero che Allegri non venga esonerato anche in un momento difficile, che ne so, la prossima partita la perde 4-0 e lo esonerano. Lo troverei sciocco da parte della Juventus. Perché? Perché l'hai confermato, e allora fino a che non ci sarà una sorta di buona parte di stagione che ti farà pendere eventualmente la parte dell'esonero, te lo tieni. Io invece vedo tante persone che mi dicono: perché hai detto che Allegri è stato bravo a preparare la partita con la Lazio quando invece volevi l'esonero? Signori, stiamo scherzando? Cioè, se uno prepara la partita bene, dico bravo. Anche perché le critiche, che dal mio punto di vista sono sempre state costruttive nei confronti dell'allenatore, erano: non vedo determinate cose. Se quelle determinate cose le vedo, non c'è bisogno di criticare. Mi sembra banale, no? Un ragionamento che si infila molto bene all'interno del binario. E quindi se io critico determinate cose che non vedo, non posso criticare quando quelle cose ci sono. Allo stesso tempo, se io quelle cose non le vedo, come nella partita col Bologna, nel secondo tempo di Udine e secondo me in gran parte anche la partita con l'Empoli, non posso dirgli bravo. Non posso dirgli bravo, perché purtroppo c'è questa volontà di ragionare su Massimiliano Allegri a priori. A priori è sempre bravo, è sempre non bravo. È sempre il miglior allenatore del mondo, è sempre il peggior allenatore del mondo. Che faccia giocare la Juve in un certo modo, che raggiunga determinati risultati, quello non importa. Allegri era bravissimo perché vinceva, per una parte di tifoserie. Allegri è bravissimo anche adesso, non si sa perché, perché le 2 annate che ha fatto andavano comunque bene. Allegri era scarsissimo e non andava bene neanche quando vinceva. Allegri è scarsissimo anche adesso. Cioè, capite che queste cose non hanno senso. Poi è ovvio che i giudizi sull'allenatore possono esserci tranquillamente. Cioè, uno può pensare che Allegri sia sempre stato bravo quando vince, quando non vince. Uno può pensare che Allegri sia sempre stato scarso quando vince, quando non vince. Però poi se prepara bene una partita non si può non dirgli bravo. Se prepara male una partita non si può non evidenziare che quella partita è stata preparata male. Quindi non è una mia volontà di tenere i piedi in 2 scarpe, come ho letto da tante parti. Ragazzi, cioè, si valuta quello che si vede. Cioè, se l'allenatore fa le cose che apprezzo, che approvo e che secondo me sono giuste, non ho problemi a dirgli bravo. Se l'allenatore non fa quella roba lì, non ho problemi a criticarlo, perché quella è l'unica differenza che ci sarà da una Juve che farà un'ottima stagione a una Juve che farà una stagione mediocre. Io non trovo logico che la gente mi venga a chiedere: chiedi scusa ad Allegri. Ma scusa ad Allegri per cosa? Perché ho espresso una mia posizione? Perché ho espresso una mia opinione? Devo chiedere scusa per aver espresso delle opinioni, tra l'altro legate a dei fatti? Io tanto non credo di aver mai mancato di rispetto ad Allegri, perché come dicevo prima, le critiche sono sempre state costruttive. E in seconda battuta, se Allegri vincerà lo scudetto, sarò il primo a dire: mi sono sbagliato, Allegri era la persona giusta alla guida della Juventus in questa stagione perché ha vinto lo scudetto. Il primo nella lista. Ma questi discorsi di chiedere scusa, salire sui carri, oh ragazzi, ma che
Ma che narrazione è? Ma che narrazione è? Cioè, sono scommesse al vento, eh? Cioè, sono parole buttate al vento, proprio perché a priori è sempre bravo e sempre non bravo. Valutate, giudicate in base al lavoro e non tendete a giustificare la vostra idea. Non abbiate paura, non abbiate paura a cambiare idea in base ai fatti, perché sennò si passa da persone ottuse. Ottuse. Bisogna essere aperti al cambio in base a quello che succede. Ma banalmente è il discorso che si fa con i figli. Se hai un figlio che va benissimo a scuola, è bravissimo, gli dici bravo. Se hai un figlio che ti fa fuga tutte le volte e a 12 anni inizia a fumare, non è che gli dici bravo. Cioè, se gli vuoi bene, gli dici ehi, attenzione, vieni qua, facciamo un discorsino, perché così non si va avanti. O gli dici sempre bravo, o a prescindere gli dici sempre non bravo. Cioè, bisogna anche cercare di riconoscere e diversificare le situazioni, perché non è avere i piedi in due scarpe, è essere semplicemente aperti a valutare quello che accade, perché sennò la gente viene qua, cerca Luca Toselli su internet e sa che per sempre Allegri sarà bravo, per sempre Allegri sarà un deficiente, che poi è anche il motivo per cui io passo sia da Allegriano che da anti-Allegriano, perché magari uno vede solo determinati video e dice ah, quella volta hai parlato male di Allegri, allora sei anti-Allegri, ah, quella volta hai parlato bene di Allegri, allora sei Allegriano. No, semplicemente mi piace giudicare in base a quello che vedo. E quindi vi dico, dopo 4 partite 10 punti, nella mia testa erano 10 punti in 4 partite con questo calendario, sì, lo confermo, lo ammetto, perché io pensavo che la Juventus potesse vincere le prime tre e pareggiare con la Lazio, non è stato così e quindi meraviglioso, comunque 10 punti li hai fatti e quei 2 punti col Bologna, che probabilmente col Bologna per la mia lettura è un punto guadagnato piuttosto che 2 persi. Però vi dico anche che l'approccio alle partite come quella dell'Empoli mi piacerebbe non vederle più, perché ribadisco che la Juventus è scesa in campo facendosi forza semplicemente del fatto che sia più forte dell'Empoli. Povero Empoli, che in 4 giornate ha fatto 0 gol e che ieri ne ha presi 7 dalla Roma e ha 0 punti in classifica. Empoli squadra disastrata in questo momento, insomma, squadra comunque interessante con del potenziale, che in questo momento non sta riuscendo ad esprimere, magari perché l'allenatore non è nemmeno lui l'allenatore giusto, e quindi magari bisognerà cambiare qualcosa dopo una sconfitta così pesante. Maggior ragione, adesso non è che mi intenda così tanto di Empoli, però bel passivo, 7-0 con la Roma, e la Roma non è la squadra più forte del campionato neanche lontanamente, perché adesso io sto già leggendo che beh, vedi allora che la Roma con Lukaku, sì ragazzi, Vlahovic ha fatto 4 gol in 4 partite, ha sbagliato un rigore, ne hanno annullati un paio. Cioè, Vlahovic è partito forte, perché poi quel chiedi scusa Massimiliano Allegri spesso e volentieri è arrivato da persone che mi ricordo quest'estate spingevano per lo scambio Lukaku Vlahovic. Allora, cosa facciamo? I bambini dell'asilo? Allora io ti scrivo chiedi scusa Vlahovic? O semplicemente, dato che tifiamo tutti per la Juventus, abbiamo interesse che Vlahovic, che è il centravanti della Juventus, faccia bene, anche se lo vuoi scambiare con Lukaku, e che Allegri, che è l'allenatore della Juventus, faccia bene e meglio degli ultimi anni, perché è l'allenatore della Juventus? O contano più le proprie idee della Juventus? Conta di più dire, oh, io l'avevo detto, avete visto? Avevo ragione. Guardate, io adoro avere torto. Adoro avere torto, perché io quest'anno penso che la Juventus arriverà quarta. Adoro avere torto, io penso che la Juventus quest'anno non entrerà nella lotta a scudetto. Adoro avere torto, io credo che Allegri non sarà l'allenatore giusto per la Juventus quest'anno e porterà Vlahovic a fare 13 gol in campionato. Adoro avere torto, adoro mettermi qua a fine anno a dire avete visto? C'è solo da imparare, perché non avevo capito niente, perché hanno lavorato meglio di quanto potessi immaginare. Ma la mia paura è sempre questa, che la Juventus dopo questa partenza, secondo me io ok, perché è una partenza ok quella della Juventus, super ok, non riesca a mantenere la continuità e che vada a rifugiarsi in determinate partite, nel secondo tempo di Udine, nell'approccio col Bologna dove Allegri l'ha preparata male, o nell'approccio di Empoli dove scende in campo, sono più forte e quindi porta a casa il risultato. No, non va bene, non va bene, perché quello era l'approccio che una volta poteva funzionare con una squadra decisamente più forte di tutte le altre. Oggi non ce l'hai, oggi è una rosa da valorizzare. Oggi il successo della Juventus passa dalla valorizzazione di alcuni giocatori chiave. Se tu non scendi in campo ogni partita cercando di fare la tua partita con questi giocatori qui che ne hanno necessità, non vai da nessuna parte, prendi
la stagione del primo anno dell'Allegri Bis e la stagione del secondo anno dell'Allegri Bis e fai un remake dal punto di vista sportivo, stessi risultati, stesse ambizioni, e poi alla fine dell'anno arrivi magari qualificazione Champions, zero titoli, e cos'hai conquistato? Cosa ti sei portato a casa? Niente. Quindi quella di Juventus-Lazio è la strada giusta? Quella è assolutamente la strada giusta, e se Allegri mi preparerà tutte le partite così da qui alla fine dell'anno, anche se non vincerà lo scudetto, anche se arriverà decimo, ma con quella preparazione lì e riuscirà a far rendere la squadra in quel modo lì, per me avrà fatto il suo. Avrà fatto il suo, perché l'allenatore, con quello che ha a disposizione, quello può fare e deve fare. E sono sicuro che preparando tutte le partite così, non solo il mio giudizio sarà positivo, ma i risultati arriveranno. Poi è ovvio che ci può essere l'episodio, prepari le partite così, però il portiere ti fa 10 parate, la palla non entra, sbagli due rigori, prendi 5 pali, non vinci. D'accordo? Ci sta, è la sfortuna, la mala sorte, può capitare, però tu il tuo l'hai fatto. Sei sceso in campo, dopo aver preparato la partita bene durante la settimana, dopo aver gestito la partita bene, fai un gol, vai a fare il secondo, fai il secondo, vai a fare il terzo, non riesci a fare il quarto, però devi provare ad andarci, devi provare a chiudere le partite. Perché non puoi sempre chiuderti dietro dopo che hai fatto un gol. Come con l'Udinese, sei avanti di 3, bene, perfetto, la partita è finita. No, la partita non è finita. La partita non è assolutamente finita. Poi non devi andare ai 1000 all'ora a fare gol, ma devi gestire la palla. Cosa che non sai fare. E l'abbiamo visto ancora con la Lazio. E questo è il primo punto su cui lavorare. Il primo, in assoluto. Con la Lazio mi è piaciuta la reazione. Che anche sul 3-1 andavi in avanti. Senza aver paura. Se prendi gol, prendi gol. Ma tanto prendi gol anche se non vai in avanti. Cioè prendi gol anche se ti chiudi dietro. Se ti chiudi dietro, anzi, è più facile che prendi gol con questa Juventus qui. È inutile. Cioè, abbiamo già visto troppe volte sto film. Negli ultimi 2 anni l'abbiamo già visto troppe volte sto film. Quindi vi chiedo veramente una cortesia. Perché l'anno scorso vi dicevo, io cambierei Allegri per i risultati. Però anche perché ormai è diventato impossibile parlare di Allegri. Cioè ormai ci sono delle divisioni nette. Ormai o sei da una parte o sei dall'altra. E allora guardate, io vi dico, io sono fiero di stare nel mezzo. Sono fiero di stare nel mezzo, che per qualcuno può essere un'offesa, per qualcuno può essere incoerenza, per qualcuno può essere voler tenere i piedi in due scarpe. Per me è obiettività, perché so che non ragiono per partito preso. Allora io sto nel mezzo, d'accordo? E in base a quello che vedo mi sposto. Se con il Bologna vedo una partita terrificante, dove il Bologna ci palleggia in faccia dopo nel secondo tempo, non è che migliora la situazione, semplicemente sei sotto di uno, loro hanno fatto un primo tempo in intensità e vieni fuori te, ma di tu non ci hai messo niente. Non sono lì a dire oh che bravo Allegri, no, sono lì a dire no, preparata male, non mi va bene. Se Allegri la prepara con la Lazio, non è che sono lì a dire sì, però col Bologna avevo detto che non mi era piaciuta, allora quindi devo dire no, dico che l'ha preparata bene. Quindi sto nel mezzo, sono fiero di stare nel mezzo. Guardate, sono orgoglioso di stare nel mezzo, perché in un mondo in cui è tutto bianco e tutto nero, per fortuna nel mezzo ci sono le sfumature, le scale di grigio, e a seconda di quello che vedo, perché io non ho la verità in tasca ma esprimo semplicemente opinioni sempre rispetto di tutti, dico non ho paura ad esprimere opinioni, non ho paura del giudizio di quegli altri, però sono anche dell'idea che sia giusto spiegarle le cose, perché magari non sono bravo semplicemente io a esprimere i concetti o a comunicare, farli venire fuori. Io credo di cavarmela abbastanza bene in realtà nell'esposizione, faccio dei video che vengono 20 minuti proprio perché cerco di curare ogni singola frase, poi qualcosa scappa per forza di cose, però cerco di curare ogni singola frase nel far capire quello che voglio dire. Quindi questo è banalmente, la palla passa all'allenatore, passa ai giocatori. Io sono convintissimo che questa Juve potrà tirare, darci delle soddisfazioni, togliersi delle soddisfazioni se approccerà come con la Lazio. Credo anche che Massimiliano Allegri alla fine andrà a rifugiarsi nella sua comfort zone, e questo porterà la Juve a peggiorare le prestazioni e a non raccogliere i risultati, e che quindi alla fine non entrerà nella lotta scudetto e arriverà al quarto posto al massimo. Però ovviamente adoro avere ragione, avere torto e arrivare a dire non ho ragione, e quindi mi piacerebbe a fine anno dirvi avete visto? Perfetto, dimenticate tutto, forza Juve, abbiamo vinto lo scudetto, siamo stati bravissimi. Succederà? Non succederà? Non ho idea, possiamo soltanto sederci e osservare e valutare e non aver paura, fare una critica costruttiva.
Perché? Perché sì, se ci adeguiamo e ci abbassiamo allo standard che pur di giustificare va bene anche il secondo tempo col Bologna, oppure che giustificare va bene anche la vittoria con l'Empoli perché potevamo farne 4. La Roma ne ha fatti 7, la Roma ha risolto e sistemato tutti i problemi? È una squadra perfetta? No, secondo me rimane una squadra con tantissimi problemi, tantissime difficoltà, ma proprio infinite. È che l'Empoli, poverini, sta facendo molta fatica. Quindi non fermiamoci al primo step, non fermiamoci al primo passo, non facciamo cherry picking per dimostrare la nostra teoria, la nostra ipotesi, la nostra ragione. Ricordatevi sempre che la Juventus è la cosa più importante. E se Allegri non è in grado di gestire bene la Juventus e crea un danno alla Juventus, è giusto dire che si vorrebbe cambiare allenatore. Se Allegri invece prende in mano la Juventus e la gestisce bene e la porta a raccogliere dei risultati, è giusto dire che allora è stato bravo. Non bisogna aver paura di esprimere le proprie opinioni e non bisogna semplicemente mai ragionare per assoluti, perché sennò si diventa tossici e dannosi. E la conversazione, l'analisi viene meno. Viva la libertà di opinione ed espressione.